settimana lui aspettando gli Udinese si è fatto un altro video in Serie A, vediamo Gino Rosso Rosso per un nuovo video aspettando gli Udinese. Vai Gino. Miei piccoli e grandi amici, miei amici grandi e piccoli, miei amici magi, mie magi amici, uno ieri, uno bianco nero a tutti quanti voi, e uno abbraccio tutto juventino per te, mio Marcello Chirico preferito. Dopo aver parlato della mia pagina Facebook, ieri su Top Planet è arrivato il delirio. Decine e decine di messaggi da tifosi bianconeri, da fratelli juventini, ed è stata un'emozione bellissima. Grazie a tutti, amici, per i complimenti. E proprio per far felici tutti quelli che seguono Gino Vox, ho pensato di far tornare quella bellissima rubrica Chiedilo a Gino Vox. E quindi, senza esitare oltre, andrei con il vedere se c'è una telefonata per me. Pronto? Gino Vox, sono una telefonata. Oronzo, non devi dire che sei una telefonata, devi dire che sei Oronzo. Ebbene, Gino, sono Oronzo e sono qui perché devo fare una richiesta. Benissimo Oronzo, procedi pure con la tua richiesta, puoi chiedere a Gino Vox quello che vuoi. Gino, voglio i 100 euro che mi devi dare per i vecchi video! Oronzo, non sono cose da discutere in televisione! Certo che dobbiamo discutere, perché quei 50 euro che mi devi dare per la telefonata finta di oggi sono 150! Oronzo, non dire che questa è una telefonata finta, per cortesia mi fai crollare gli ascolti! Di che è una telefonata vera e fai la tua richiesta! Dimmi, io mi fido di te, ma quei soldi me li devi cacciare uno a uno! E allora, amici, questa è una telefonata verissima di Oronzo a Gino Vox che fa la seguente richiesta. Senti Gino, perché per i bambini non pensi di fare una mini top game dove dai il pronostico della partita di sabato e magari fai vedere come finisce la partita alla PlayStation? Beh, mio carissimo Oronzo, come puoi vedere dalle immagini ho già dato una formazione per domenica, è quella che ho schierato anche alla PlayStation, e vi farò vedere soltanto il gol che ho realizzato con la mia partita alla PlayStation. Vedete infatti che c'è subito un grandissimo gol di Miralem Pjanic. E sì, miei carissimi amici, perché il vostro Gino Vox ha deciso di deliziare tutti i piccini tifosi della Juventus caricando sulla sua pagina Facebook la partita da lui giocata alla PlayStation, con la quale si va ad anticipare il match di sabato con l'Udinese. E per questa ispirazione devo dire grazie agli amici di Top Planet, perché io seguo sempre il Top Game e mi diverto tantissimo, ma ho voluto anche io cimentarmi in qualcosa del genere, sperando che poi il risultato da me realizzato alla PlayStation possa diventare realtà. E sì, miei carissimi amici, perché è proprio questa mia abilità nella PlayStation che vorrei si tramutasse in qualcosa di positivo. Poi la domenica stiamo rivedendo il bellissimo gol di Pjanic, ed è proprio con una sua doppietta che nella PlayStation liquido l'Udinese. E allora, mio carissimo Marcello Chirico, ispirandomi a te e ai tuoi collaboratori, spero di poter riuscire ad appassionare i bambini con la telecronaca di queste partite alla PlayStation condotte da me e da Oronzo. Ora direi che possiamo salutarci, speriamo di vincere 2-0 con l'Udinese questo sabato. Forza Juve fino alla fine e sempre ieri oh, bianconeri a tutti quanti voi, ma soprattutto ciao. Questa era la presa, allora, però senti Gino, però tu ci copi, qua c'è un po' di copyright, anche se però una telecronaca del Top Game fatta da Gino e da Oronzo è fantastico, Oronzo vorrei godere tutta. Cioè, tu avresti dovuto sentire le risate che si sviluppavano qui in studio, perché veramente ben
architettato. No, però Gino, bravissimo, tu mi devi anche svelare un'altra cosa. Chi sono tutte quelle belle figliole, quelle foto che c'hai lì alle spalle? Perché, cioè, voglio capire, portale qualcuno intanto nel video. Cioè, visto che tutte quelle belle figliole, tutte amiche tue, portale almeno uno, poi soprattutto se sono tutte juventine, scusami, guardiamole. Tra l'altro, agenda piena. Tra l'altro, lo dico a Gino e lo dico anche a tutti voi, a tutte voi. Presto qua, a partire dalla, non da questa settimana, ma mi sa dalla fine del mese di ottobre, stiamo decidendo la data esatta, Carlo Barbieri, la nostra collega, condurrà una nuova rubrica che avremo qua dalle 15 alle 16 ogni mercoledì, che si chiamerà Top Girl. Totalmente, avrà come ospiti soltanto delle tifose VIP o meno VIP juventine, e parleranno di Juve al femminile, se vuoi dire anche lei, cioè sono un programma per donne,